prova io di e le mie secondo fare questo. Ci sono lo stabilire le multe, giusto perché così si fa per una cassa, non fa così non va bene. Perché non ti credo che sul piatto e sul giro dei precari è importante. Non credo che sia interessa. Non mi ero venuto per lì. Perché mi spiega? Domenica sportiva, che è stato italiano l'altra sera. Ah, ma mi sa che no, no, è già la RAI. Quindi l'ultima cosa che abbiamo microfonato, perché tuo fratello che è qui, poi qui ci sentiamo, che non so come le notizie delle cacce che faceva domani, che muove nella prossima volta. Con me che è esemplare, specchiata professionalmente. Hai visto l'ultimo che uno lo visi da questo tempo. Non siamo per la nonostante la vittoria la panchina del mister era così sa ciao mister, ciao. Al di là del risultato, cosa arriva dall'ultima partita? Vi chiedo se anche ci sono stati dei progressi dal suo punto di vista sul piano della prestazione, o se quella invece c'era già stata e la grossa novità è novità non di poco conto, appunto la vittoria. I progressi sono stati, credo dal punto di vista proprio della compattezza di squadra. Come ho detto nel post partita, la cosa che di più mi è piaciuta è stata la continuità. È ovvio che alcune cose le abbiamo fatte meglio in certi momenti, altre in altri momenti non siamo stati perfetti. Mi è piaciuto molto di più il primo tempo rispetto al secondo, però avevo visto altre volte la mia squadra giocare bene a sprazzi, quindi c'è stati sempre non continuità, cioè piccoli momenti e poi delle pause date da mille fattori, dalla bravura dell'avversario che c'è, ma data anche da alcune difficoltà nostre, alcune volte eravamo timorosi, paura di sbagliare. Domenica questo non c'è stato, magari abbia sbagliato sicuramente, perché ho visto che abbiamo perso tanti palloni, magari anche stupidamente, poi sono stati errori tecnici, punto, fine a se stessi. Poi si è stati squadra sempre, si è rimasti sempre corti, sempre compatti, anche nel momento in cui c'era un attimo da soffrire. Poi devo dire che sì, mi ha lasciato qualche cross alla spalla, però non è che abbiamo sofferto la loro manovra, oppure una squadra che ci ha messo lì sotto pressione. Un po' di campo nel secondo tempo che l'abbiamo lasciato, perché abbiamo un po' smesso di mettere pressione ai loro difensori, che invece dovevamo continuare a fare. Però nel complesso credo che ci sia stato un grande passo davanti nella continuità dell'essere squadra. Buongiorno mister. Ascolti, lei prova a presentare Sassuolo Udinese come l'occasione di Bucchi, quella per cui Bucchi fa vedere che si è preso davvero il Sassuolo. Lei cosa mi risponde? Che spero sia così. La mia volontà è questa, ma non per dimostrare che mi sono preso questa squadra, ma perché, come ho detto nei giorni scorsi, da domenica deve assolutamente essere iniziato il nostro campionato, quello di una squadra che ci ha messo un po' di tempo a capirsi, a ritrovare tante piccole cose, dalla condizione fisica agli stimoli giusti, al conoscere un nuovo allenatore, a tante cose che magari hanno rallentato i risultati, non le prestazioni, perché secondo me in tante gare ci sono state. Però in questo siamo diventati squadra, credo stiamo diventando squadra a 360 gradi, prima non lo eravamo completamente, quindi la continuità della gara di domani sera credo che debba essere questa, cioè continuare sulla scia di Ferrara, agguerriti, tutti 11, tutti 11 in avanti, tutti 11 indietro, tutti 11 pronti a combattere, a lottare, a saper giocare, a non buttare via la palla, perché la nostra indole è quella di giocare. E questo credo che sarebbe l'ulteriore passo avanti, oltre a un risultato che per noi è determinante. Mister, è vero che non avete affrontato gli attacchi del Paris Saint-Germain e del Manchester City, per dire, nelle ultime due partite, però sono due partite che non subite gol, contro il Chievo che ne ha fatti tre col Verona, ne aveva fatti due con la Fiorentina, contro la Spal in casa ne aveva comunque fatti due al Napoli.
segno di una compattezza ritrovata e anche di maggiore esperienza con quella difesa vecchia, tra virgolette, per l'identità anche militante che Sassuolo? Un po' tutto, come dicevo prima, il discorso squadra. La nostra difesa credo che abbia lavorato sempre abbastanza bene, come il nostro attacco credo che abbia sempre creato occasioni da gol. Spesso non abbiamo fatto insieme queste cose, quindi molte volte abbiamo creato occasioni, però eravamo lunghi e quindi lasciavamo magari una ripartenza agli avversari e difendevamo in 7 o in 8. Allo stesso modo, quando invece difendevamo, alcune volte i nostri attaccanti erano pigri e si fa più fatica, e quindi bisogna essere bravi a sapersi compattare quando c'è il momento di compattarsi e di indietreggiare un po', e invece ad accorciare la squadra in avanti, cosa che abbiamo fatto molto bene, come abbiamo fatto a Ferrara. Tenendo sempre la squadra corta, tutto diventa più facile difendere, diventa più facile creare occasioni, e comunque sia, anche laddove si perde palla è più facile riconquistarla e non concedere campo agli avversari. Questo è stato l'aspetto più positivo della partita di Ferrara. Ti chiedo, affrontate invece una squadra che nel recentissimo passato domenica ne ha presi 6, voi ci siete passati dopo la partita con la Lazio, che tipo di atteggiamento ti aspetti dall'Udinese e che difficoltà ti aspetti possano incontrare? È una squadra sicuramente molto insidiosa, una squadra che è ferita, che arriva da una brutta batosta e quindi avrà voglia di riscattarsi, è una squadra in difficoltà, come lo siamo noi, come lo sono tante squadre in questo momento, quindi avrà voglia sicuramente di mettere in campo tutta la propria rabbia, e noi dobbiamo essere bravi a rompere da subito la loro voglia, la loro propositività, perché noi allo stesso modo non possiamo permetterci errori. Per una partita determinante come lo era quella di Ferrara, e dobbiamo dare seguito, quindi abbiamo bisogno di punti, dobbiamo vincere e dobbiamo farlo in casa, quindi loro sono una squadra molto fisica, di grande gamba, di grande ripartenza, dobbiamo essere bravi a non lasciargli campo, a non permettergli di ripartire, essere bravi con le chiusure preventive, ad avere anche pazienza, che in certi momenti magari avremo campo con una squadra che magari ci aspetterà, e quindi dovremo trovare la pazienza e la calma per trovare la giocata giusta, l'imbucata giusta, il momento giusto, e questo è un ulteriore step che dobbiamo fare. Quindi eravamo abituati a giocare sempre a 1000 all'ora e a volte magari verticalizzavamo freneticamente, ora stiamo cercando un po' questo, e anche cercare un po' di modificare delle vecchie abitudini di questa squadra, di cercare di più anche la ricerca del fraseggio, che ci permette a volte di abbassare il ritmo, di recuperare delle forze, di recuperare dell'energia e crearci degli spazi sugli avversari che poi ci verranno inevitabilmente a prendere. Quindi se ci attaccano ci possono concedere degli spazi, se gli danno modo di mettersi a posto e non muoviamo bene la palla, diventa facile difendersi. Non ci siete riusciti con il Bologna uscendo dalla vittoria di Cagliari, anche questa volta c'è una vittoria alle spalle, si torna subito in campo. Quanto sarebbe importante concretizzare la scia di Ferrara? Tantissimo, ma ripeto, per me questa è una squadra nuova, una squadra che ha iniziato il suo campionato domenica, abbiamo detto tante volte, no, questo nuovo ciclo così, però questo gruppo si è guardato negli occhi la settimana scorsa. Per la prima volta l'ha fatto con grande onestà e ci siamo tutti messi in discussione reciprocamente, quindi cercando di capire quello che fino ad oggi poteva essere non andato nel migliore dei modi, e quando c'è questa presa di coscienza ci si denuda un po' di tutte anche le paure, le proprie fragilità, credo che si possa cominciare a costruire qualcosa per il futuro. Da Ferrara ho visto questo e domani sera dovremmo far vedere questo, perché noi lo vogliamo con tutte le nostre forze, e lo dobbiamo mettere in campo domani contro una squadra insidiosa, forte, in difficoltà come lo siamo noi, dove non possiamo assolutamente concedere nulla, perché è un momento determinante della nostra stagione. Mister, volevo chiedere, facendo appello anche, insomma, anche alla sua capacità di trovare le parole giuste, che cos'è in questo momento Domenico Berardi per il Sassuolo? Il problema, un campione che sta per tornare a essere quello che abbiamo
visto un momento di difficoltà che sta attraversando il ragazzo, si spera passeggero, insomma, come definisce oggi questa cosa? Ma a me questo fa sorridere, perché viene spesso fuori l'argomento Berardi, perché inevitabilmente è un giocatore che ha abituato tutti a grandissime cose. Il suo talento è lì sotto gli occhi di tutti, quindi ci sono sempre delle aspettative incredibili, ma questo è merito del suo talento. E dopo la partita ho detto una cosa che secondo me sintetizza un po' quello che Domenico sta vivendo. Di certo non si sente sereno, sente questo peso di dover a tutti i costi far gol, risolvere le partite, ma noi non vogliamo questo da Domenico, noi vogliamo quello che lui sta facendo in questo momento. Ogni partita crea 3-4 occasioni da gol, che possa sbagliare un gol, che possa sbagliare un rigore, a me non interessa. A me non interessa, non mi importa questo, perché un giocatore della sua classe, della sua qualità, i gol li ha fatti e sempre li farà. Il talento lo ha e non lo può nascondere, verrà fuori, ci saranno i momenti in cui sarà un po' più sereno, sarà un po' più tranquillo. Bene, e gli riusciranno delle cose che magari oggi, per sfortuna, per un pizzico di precisione, non stanno venendo fuori. Quindi non sono preoccupato da quel punto di vista lì, assolutamente. Anzi, ho visto una cosa in questi 3 mesi. Domenico è 94, ha 23 anni, è da una parte molto giovane, da una parte comincia ad essere un giocatore maturo. Io ho visto un uomo maturare in questi 3 mesi, perché Domenico è sempre stato il ragazzo dai grandi colpi, dal grande talento. Domenico sta diventando un uomo a 23 anni, è un leader per questa squadra, perché Domenico magari non ha fatto gol, ma ha rincorso tutti fino all'ultimo istante, fa la diagonale, va il raddoppio, si sacrifica, corre, va dietro a tutti, ha fatto la seconda punta, ha fatto l'esterno, ha fatto il trequartista. In questa partita si è messo a completa disposizione della squadra, e questa evoluzione dell'uomo, del calciatore, nel diventare leader, è una cosa che normalmente può avere bisogno di tantissimo tempo. Qualcuno non diventerà mai un leader perché magari queste caratteristiche non gli appartengono. Domenico invece sta facendo questo percorso, sta maturando tantissimo, io lo vedo veramente cambiato proprio come approccio, sente questa cosa sua. Da una parte lo responsabilizza ancora di più, ma da una parte lo mette ancora di più al centro di questo suo momento. Quindi io sono contentissimo di quello che lui sta facendo. Deve stare assolutamente tranquillo, perché i gol arriveranno, come sempre ha fatto, li farà. E quindi da parte mia, di tutta la squadra, c'è solo grandissima serenità, perché Domenico anche a Ferrara ha fatto una partita straordinaria. Quindi io mi tengo le prestazioni e la sua crescita come leader. I gol arriveranno, fanno parte dei momenti di una stagione e ci saranno. Io che ce l'ho a fantacalcio sono molto meno soddisfatto di te. Sempre sul fantacalcio, mister, io ho sia Duncan che Missiroli, lei se fosse in me cosa farebbe? Io farei giocare Missiroli, perché purtroppo Duncan non è a disposizione. Mi ricollego, risposta finita, mister? Sì. Mi ricollego al discorso di Domenico, sei stato attaccante, sei stato rigorista, i rigori li hai segnati, li hai sbagliati. Nella tua lettura da allenatore, che indicazione darai, visto che comunque questa squadra l'anno scorso ha avuto 5-6 rigoristi che sono andati a segno nel corso del campionato? Se c'è Domenico in campo, il rigore li tira lui, ci può sbagliare altri 10 e lo dicessero li tira lui. Quindi se ci fossero stati altri 3 rigori avrebbero tirati tutti lui. Domenico non deve scappare da delle responsabilità. Se tira rigori perché è quello che ha le migliori qualità per poterlo fare, lo fa. Il rigore non è sinonimo di gol, è un'opportunità di poter fare gol. Se lo sbaglia ci dispiace, perché non è che siamo contenti, insultiamo o rigore sbagliato, ma non cambia l'opinione o le sue qualità. Quindi non è perché sbaglia un rigore non li sa più calciare, no. Lo ritira, e lo ritirerà fin quando farà gol, lo ritirerà sempre. Quindi quando uno c'ha qualità, avanti, dentro, per la sua strada, punto. Non chiederti se dopo la vittoria di Ferrara hai sentito tutti gli squinzi ed eventualmente cosa vi siete detti, perché so che siete abbastanza in contatto, ma da quello che leggo vi parlate spesso. Quindi dopo la vittoria ti ha detto qualcosa, vi siete sentiti?
No, mi sono sentito con il patron, c'è un ottimo rapporto fatto di, dei contatti da stadio, del momento in cui ci siamo visti al Cersai, insomma, lo conoscete, insomma, non è un uomo di grandissime parole, però insomma, potete credermi quando vi dico che la sua presenza, la sua vicinanza la percepiamo molto concretamente. C'è il nostro amministratore Carnevali che ovviamente ci porta sempre i suoi messaggi, la sua vicinanza, quindi la società l'abbiamo sempre sentita al nostro fianco, e questo è da una parte uno stimolo incredibile, da una parte ovviamente è un supporto che ci dà ancora di più un carico morale. Abbia pazienza, ministro, sempre sul fantacalcio, ma questo Banca come sta esattamente? Lo devo sapere tu, non è brutto. Ma Alfred purtroppo ha avuto una brutta distorsione e quindi è uscito dopo nemmeno 30 secondi, credo un minuto del secondo tempo a Ferrara. Non so se stamattina abbia fatto una risonanza, in ogni caso di certo non è disponibile per domani sera, e poi insomma attendo indicazioni anch'io dello staff medico per capire un po' l'entità del suo infortunio. E dispiace perché credo che stesse attraversando il suo miglior momento, aveva trovato una grande condizione e quindi siamo doppiamente rammaricati. Ministro, volevo chiedere se al di là di Duncan, non per questa partita ma in prospettiva futura, chi sono insomma quelli più vicini al rientro tra i giocatori infortunati? Ma ovviamente lei c'era un discorso molto lungo, non lo so, spero dopo la sosta di recuperare Goldaniga, perché anche lui ha avuto un intervento ad ernia, quindi speriamo di recuperarlo per quel periodo lì. Speriamo anche che combaci anche rientro di Ajapong. Frattesi credo che ci voglia ancora un pochino, però credo che nel giro di, ecco, di 3-4 settimane dovremmo recuperare questi tre giocatori. Poi punto interrogativo su Duncan, insomma aspettiamo la valutazione dello staff medico, e poi c'è il lungo degente che ovviamente dell'Orco, purtroppo Lecher, che insomma credo ne riparleremo a un nuovo. Okay. Grazie.